Wow ragazzi e bentornati! Sono usciti i leak per quanto riguarda Salva il Mondo, fortunatamente possiamo leggerli insieme. Sono i leak che racchiudono le 14 sfide che usciranno nei 14 giorni di festività di Fortnite, le quali sbloccheranno un'arma che è la balestra esplosiva, la Boombow per intenderci. E appunto avremo una sfida giornaliera che si accumulerà giorno per giorno fino a diventare 14 appunto. Però queste sfide sono accumulabili, nel senso che non dobbiamo farle per forza giorno per giorno, ma possiamo benissimo loggarci l'ultimo giorno di questi 14 giorni ed effettuarle tutte. Queste sfide appunto sono cumulabili, come vi ho detto, e sono 14, sono state leakate e ora andremo a leggerle insieme, così da prepararci al meglio. Allora, abbiamo la sfida numero 1 che sarà colleziona scatole di fuochi d'artificio. La sfida numero 2 è raccogliere ornamenti di prato di fenicottero, che non ho idea di cosa significhi, ma avrà un senso ovviamente nel gioco. Numero 3, raccogli teli da piscina. Numero 4, raccogli brocche d'acqua. Numero 5, raccogliere unità di aria condizionata. Numero 6, colleziona parti dei cerchi di pallacanestro. Numero 7, raccogliere parti della falciatrice da giardino. Numero 8, eliminare 200 abietti. Numero 9, eliminare 25 abietti con armi da mischia. Numero 10, eliminare 5 mostri della nebbia. Numero 11, completare 2 simulazioni di Wargames. Numero 12, spegnere i fuochi d'artificio. Numero 13, salvare 10 superstiti. Numero 14, ed ultima, distruggere macchine per il ghiaccio, freezers o refrigeratori per collezionare ghiaccio. Raga, sono la maggior parte delle quest sono appunto di raccolta, a parte qualcosa da fare, qualche uccisione, 200 abietti, 15, 25 con armi da mischia, poi due simulazioni di wargames. Insomma, sono quest abbastanza semplici, alla portata di tutti. Mi raccomando, dedicate quei 5-10 minuti per effettuare queste quest, perché alla fine di queste 14 sfide avremo la balestra esplosiva, la Boombow, raga. Mi raccomando, fatele, perché sarà veramente un'arma da avere a tutti i costi. Queste sfide cominceranno dal 7 luglio. Ricordatevi che in ordine cronologico abbiamo il 27 giugno questo attrezzo Astrobat 9000, che sarà un attrezzo abbastanza veloce con un danno elevato, ma con poco impatto. L'attacco alternativo invece lancerà una pala d'energia esplosiva che farà danno ad area. Sarà veramente figo l'attacco secondario, non vedo l'ora che esca. Successivamente avremo il Deatomizer 9000, precisamente l'11 luglio. Fantascienza retro, spara una sfera di energia che esplode al contatto e invia proiettili di energia perforante. Non consuma munizioni, ma ha una durevolezza veramente bassa. Come tutti i lanciarazzi, noi sappiamo che ovviamente la durevolezza sarà limitata, però ovviamente non consumiamo munizioni. Adesso sarà molto figo da provare appunto queste palle d'energia, perché effettivamente è uno dei primi lanciarazzi che il gioco ci offre con l'elemento fisso su energia che non è possibile cambiare. Quindi finalmente avremo il nostro lanciarazzi energetico. A me piacciono particolarmente queste armi fantascientifiche. Ok, non sono il meglio, non sono fortissime, però sono abbastanza divertenti. E comunque per l'estate spero sempre nel Super Liquidator per spegnere gli zombie. Raga, parliamoci chiaro. Speriamo che la Epic comunque aggiunga qualcos'altro, perché per ora comunque sì, sono armi nuove, abbiamo il contentino, però comunque niente di che. Ovviamente ci sono persone che si lamenteranno perché ci hanno aggiunto solamente armi e tra virgolette ci tengono occupati con le quest di raccogli e colleziona, che tra virgolette siamo pieni di queste quest, abbiamo affrontato tutta la storia, e comunque vedere che ci aggiungono delle semplici quest a molte persone scoccia, particolarmente a quelle che vogliono giocare più competitivo, per esempio con modalità tipo Frostnite. Ok, adesso sì, hanno aggiunto la modalità Endurance, però la modalità Endurance, parliamoci chiaro, ancora non è fissata al 100%, perché come la vedo io, innanzitutto devono o rimuovere il limite delle strutture o fare qualcosa a riguardo, perché veramente con i zombie che arrivano al 300 con questo limite di strutture tu devi essere veramente bravo a cercare di coprire con tutti i tetti tutti i vari punti dove le streghe potrebbero lanciare, e comunque coprire dove passano gli smasher a livello alto, farli cadere dove puoi. Insomma, vanno utilizzate veramente tutte le nostre risorse, tutte le strutture possibili, e in questo momento comunque la Epic sa che è un problema comunque il fatto delle strutture su Monte Spago. Speriamo che risolvano un po' di cose, speriamo che possano fare il meglio per Salva il Mondo, perché è una modalità che veramente merita tantissimo. Ricapitolando il tutto, raga, il 16 luglio poi torneranno anche i lama compleanno. Mi raccomando, costeranno 1000 biglietti l'uno. Ogni lama compleanno costerà 1000 biglietti, non 500 come quelli di adesso. Però se noi alla fine di questa season, quindi quando starà per finire tra un bel po' di tempo, parliamoci chiaro, avremo ancora dei biglietti rimasti, quindi che ne so, un lama compleanno costa 1000, avremo ancora 500 biglietti rimasti alla fine della season, quei biglietti non verranno trasformati in lama compleanno, ma bensì
bensì il lama fantascientifici. Ok raga, mi raccomando, non fate confusione, questo l'ho spiegato bene anche nel video della roadmap e spero appunto che non facciate tanta confusione. Mi raccomando, preferisco che mi facciate una domanda nei commenti se avete quel dubbio, non avete capito bene, perché tanto io vi rispondo, piuttosto fatemi la domanda nei commenti, io vi rispondo, così voi sapete tutto alla perfezione e io sono più a posto con la coscienza. Ci tengo molto raga. Che dire, io vi invito solamente a lasciare un bel like a questo video, fatemi sapere se vi è piaciuto come al solito, se vi piacciono queste idee in cui parliamo un po' quando so qualcosa, quando parliamo un po' del futuro, quando usciranno armi, parliamo un po' del futuro con le roadmap. Insomma raga, fatemi sapere anche la vostra con un commento, eh. Ci tengo molto, noi sappiate che ci vediamo con il video di domani. Bella bella a tutti!